Non l'ha data in realtà, ministro. Se può ripetere, grazie. Qual è la Formisano? Favorevole? No, scusi. La 1,87. Senza frizione. Questa è 1,89. Accolta. Grazie. Passiamo alle dichiarazioni di voto nel corso delle quali vi invito anche a far conoscere alla Presidenza se si accolgono le eventuali proposte di riformulazione formulate dal Governo. Grazie. Ha chiesto di parlare la deputata Pia Elda Locatelli. Ne ha facoltà. Grazie Presidente. Signora Ministra, la legge 194 è stata approvata 35 anni fa e il bilancio di questi 35 anni presenta luci ed ombre. Le luci sono l'emersione dell'aborto clandestino, la diminuzione degli aborti, l'informazione sulla contraccezione nei consultori. Soprattutto la 194 ha dato libertà e dignità alle donne. Le ombre. Non possiamo non giudicare con severità lo smantellamento della rete dei consultori, il loro funzionamento zoppo, la loro distribuzione geografica irregolare che lascia scoperto soprattutto il Sud. Così come non possiamo non denunciare il numero di obiettori di coscienza che rende difficoltosa, quando non impedisce, l'applicazione della legge e dell'IVI, interruzione volontaria della gravidanza. Conosciamo i dati sull'applicazione della 194 e tra questi quelli relativi alle obiezioni di coscienza ci lasciano ogni volta esterrefatti. In media 7 medici su 10 sono obiettori di coscienza e con l'eccezione della Valle d'Aosta che presenta percentuali fisiologiche, il 16%, siamo dappertutto oltre il 50% con punte estreme nel sud e nelle isole dove 3 operatori su 4 sono obiettori. Sorprende questo elevato livello di obiezione di coscienza, ci pare poco credibile. Nonostante ciò, non siamo disponibili a mettere in discussione l'istituto dell'obiezione di coscienza e lo difendiamo in termini di principio. Allo stesso tempo, ricordiamo con forza che la legge prevede che gli enti ospedalieri e le case di cure autorizzate siano tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure e gli interventi di interruzione della gravidanza. Purtroppo, questo non sempre e non dappertutto avviene. Quindi il Servizio Sanitario Nazionale è inadempiente. Ma che cosa significa obiezione di coscienza? È giusto in nome di questa possibilità di cui molti, direi troppi, si avvalgono, non garantire alle donne il servizio di IVG? Ce lo chiediamo, così come ci chiediamo come conciliare questi diritti contraddittori, ammesso che si possano definire tali e siano alla pari, cioè il diritto di interrompere la gravidanza e il diritto da operatore sanitario di non garantire un servizio sanitario. Per dare risposte a queste domande riteniamo sia necessario operare una netta distinzione tra l'istituto dell'obiezione di coscienza in ambito sanitario e l'erogazione della prestazione, anche perché gli ospedali, al fine di ridurre le liste d'attese, sono autorizzati dal decreto Bindi, mi pare del 99, a trovare soluzioni anche oltre il normale funzionamento delle strutture. E allora non si capisce, o forse si capisce assai bene, perché la 194 non venga applicata, risolvendo così l'umiliante, talvolta tragica condizione delle donne costrette a mendicare il proprio diritto ad interrompere in sicurezza e legalità una gravidanza non voluta. Per queste ragioni impegniamo il Governo a svolgere una rigorosa indagine conoscitiva sull'applicazione della 194, con un'attenzione particolare all'uso dell'istituto dell'obiezione di coscienza che coinvolge la gran parte degli operatori sanitari.
a verificare se su tutto il territorio nazionale la legge 194 sia applicata nella sua interezza, a rilevare la consistenza della rete nazionale dei consultori, la loro organizzazione, distribuzione territoriale, dotazione in termini di strutture e personale, ad informare tempestivamente sui risultati di questa indagine al fine di individuare tutte le iniziative amministrative ed organizzative necessarie per valutare l'applicazione della 194 in tutte le sue parti. Grazie. Grazie. Ha chiesto di intervenire il deputato Formisano, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Sarò rapidissimo, nel senso che ringrazio il Governo per aver accolto senza riserva alcuna la mozione presentata da Centro Democratico. Crediamo che con le cose che abbiamo proposto al Governo e che il Governo si impegna a realizzare si contempereranno le esigenze sia di coloro che in qualche